Ok, eccoci qui a una nuova lezione, che poi è la prima, quindi però è sempre nuova, di corda libera, a corda libera. Invece che a ruota libera, il vostro mappo vi farà una lezione a corda libera, nel senso che sta improvvisando una lezione anche nell'atto di impegnarsi a guardare sia in questa camera che in questa camera. Questa camera probabilmente durerà molto, molto meno, perché ho il cellulare pieno ed essendo la camera del cellulare sicuramente durerà meno. Questa possiamo considerarla una sigla improvvisata, tipo potrei fare guarda in camera, guarda nell'altra, e qua ho fatto ad esempio un accordo con la settima maggiore, un accordo che troviamo col simbolino delta, un accordo che ha questa appunto settima maggiore come porta la sua denominazione. Cosa vuol dire settima maggiore? Per scoprire cos'è una settima maggiore dovrete vedere tutte le lezioni, perché prima o poi, parlo anche con te, prima o poi arriverà l'armonizzazione, la scala maggiore. E quanti nomi, sì, scala maggiore. Scala maggiore, diciamo che è un po', ad esempio, in questo accordo, e tutti partono dal Do, ma se io non vi dicessi il nome delle note che sto suonando, voi potreste suonarla come Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, quella che conosciamo tutti, e questo accordo sarebbe sia l'accordo iniziale che l'accordo finale. Quindi vuol dire che c'è un'armonia sottesa in quello che sentiamo. Quello che sentiamo principalmente, per forse il 90% della musica, è un'armonia tonale. Poi esistono altri tipi di armonia, alcune che rimangono, diciamo, in qualche modo in una sorta di tonalità, ma cambiando il punto di partenza, anche se così è molto banalizzare il concetto, altre invece che con l'armonia che conosciamo c'entrano pochissimo, tipo non so, l'armonia dodecafonica, quindi andiamo a usare delle serie, degli altri tipi di combinazioni sonore. Ma diciamo, nell'orecchio, fin da bambini, la maggior parte abbiamo questa idea di tonalità con primo grado, quinto grado detto dominante, che torna a casa. Sentite che è proprio questo movimento, no? Che c'è anche dalla musica popolare, no? Dai, ai, questa cosa qua ce l'abbiamo nelle orecchie da sempre. E chi più, chi meno, chi ci fa più attenzione, chi ci fa meno attenzione, ma io sono molto convinto che la musica, la musicalità vadano al di là del talento, e ci sia una non buona dose, ma una principale dose di allenamento, un allenamento alimentato dalla passione. Io sono partito da autodidatta, adesso posso presentarmi, mi chiamo Manuel Picciolo, in arte mappo, e sono un cantautore polistrumentista che si è avvicinato alla musica per gioco e per un piacere che non era mai stato soddisfatto. Ho iniziato a suonare quando avevo all'incirca 13 anni e però era da molto prima che chiedevo ai miei genitori che mi mandassero a lezione, ma non mi ci hanno mandato. E forse è un bene, perché questo ha portato in me la voglia di vedere quanto mi piacesse questo gioco, quanto mi piacesse mettermi in gioco al 100%. E devo dire che è un gioco che mi ha fatto mettere in gioco totalmente,
con la persona, con la sia fisica che mentale, quindi con la vita al 100%. Però è un gioco che ho imparato da solo, ascoltando i dischi, è un gioco che ho imparato ascoltando un mio vicino di casa che suonava la chitarra e che a volte mi diceva che le cose che faceva non sarei mai riuscito a farle. Tipo questa. Il tico tico. Invece adesso diciamo che riesco un pochino a farlo. Però sono stati tutti ostacoli che sono diventati stimolanti. E adesso che mi ritrovo con un triennio in chitarra jazz al Conservatorio di La Spezia, anche se non mi ritengo un chitarrista jazz, ma un chitarrista che gli piace confrontarsi con questo tipo di musicalità e cerca di rispettarla e di utilizzarla al meglio. Sono un musicista che si definisce principalmente un cantautore e un accompagnatore. E accompagnatore perché mi ritrovo ad esempio ad accompagnare non so, ad esempio il collettivo poetico dei Mitilanti, e quindi mi ritrovo a dare sostegno alle parole con la musica. Insomma, tutto questo per dirvi in maniera volutamente un po' confusionaria, perché sono a ruota libera, cosa rappresenta per me la musica, cosa spero che rappresenti per i miei allievi e per voi magari che in questo momento mi state guardando con curiosità, magari anche con aspettative, quelle meno, non servono, stiamo giocando insieme, cerchiamo di divertirci con attenzione e soprattutto con voglia di scoprire. Quindi, tornando un po' al discorso un po' storico, giusto per conoscerci un po', tanto ci vedremo per qualche lezione. Questa era più una lezione, cioè non una lezione, questa era proprio un incontro introduttivo in cui magari voi sceglierete se continuare a vedere gli altri video oppure no. È il mio biglietto da visita su sfondo neutro che non ho ancora lo schermo verde e niente, cosa vi posso dire? Che spero che possiate divertirvi con me e soprattutto che riusciate ad utilizzare le poche cose che non che vi insegnerò, che condividerò con voi per la vostra vita. Questa è la cosa che mi interessa di più. Ho avuto delle belle esperienze con degli allievi che hanno ottenuto, grazie all'insegnamento musicale, un metodo, ma non che gli ho fornito io, un metodo che, relazionandosi con me, hanno semplicemente trovato nella loro vita e l'hanno applicato al di là della musica in tutte le altre componenti che vanno a creare quel magico mondo che è la vita stessa, no? E quindi diciamo sono un po' dispiaciuto che nell'universo in cui facciamo parte, almeno in questa piccola porzione dell'universo, la musica sia un po' messa in secondo piano come tanti altri aspetti culturali, perché proprio per questo motivo qua, perché la musica non è fine a se stessa. La musica parte per aggregazione, parte per scandire magari i tempi di lavoro, parte per imparare a imparare. Niente, quindi in questo primo incontro, che siamo quasi alla fine, voglio fare 10 minuti, non di più, perché è una buona soglia di attenzione. Poi se sforiamo non ci interessa, tanto c'è il play, c'è lo stop, si può tornare indietro, si può andare avanti. E questo era solo per farvi entrare nel mio mondo e sperare di,
con simpatia, non lo so se sono abbastanza simpatico, di entrare nel vostro.